Adesso andiamo a vedere alcuni modi per poterle studiare. Quindi, come prima cosa, ti consiglio di farle a posizione singola, quindi parti dalla prima posizione e puoi lavorare ad esempio su una figurazione, quindi ad esempio la 2 più 2, fai la prima posizione un po' di volte, poi la seconda, poi la terza e poi pian pianino puoi cercare di unirle facendo andata e ritorno. Ad esempio, mettiamo la batteria 3, 2 più 2, ritorno. Seconda posizione, terza, quarta, tornare in giù, quindi allo stesso modo posso tornare indietro. Questo è un metodo, chiaramente io ho già legato una posizione all'altra, però nulla ti vieta se il tuo problema è non memorizzi bene la terza posizione. Prima devi studiarla normale, solo in un secondo momento vai poi a mettere le figurazioni che vediamo. Quindi abbiamo due. Andata e ritorno. Te la puoi fare un po' di volte, poi pian pianino metti una batteria molto lenta, ti segni le velocità, ti segni le tonalità in cui lo stai facendo. Però cerca di fare tutto molto graduale. Io adesso ti faccio vedere un pochettino quello a cui dovresti puntare per poterci arrivare. Quindi ha fatto la figurazione 2 più 2, puoi fare quella 1 più 3, stessa cosa, magari cambi tonalità, e quindi ti abitui a farlo così. Poi, un altro modo per studiarlo, che ti consiglio, più avanzato sicuramente, è quello che quando finisci una posizione, quindi adesso ad esempio faccio 3 più 1, arrivato alla fine della posizione mi sposto su quella seguente e scendo partendo da quella dopo. Stessa cosa, vado su quella sopra. Così via, poi posso tornare indietro. Comunque cura anche quando vai in su, puoi ritornare indietro allo stesso modo, quindi sali con una e scendi con l'altra.